E bentrovati su Final Fantasy XV, bentrovati in questo video veramente particolare per il mio canale. È la prima volta che lo faccio, quindi vogliate scusarmi, ma non sono esperto in questo genere di video. E si tratta di un video opinione. Penso che questo Final Fantasy XV se lo meriti assolutamente, un video opinione in cui esprimo i miei pareri riguardo a questo titolo che ho visto comunque essere un po' controverso, no? Guardando in giro nelle varie community. Ready for more? Intanto You bet. Let's hit it. ragazzi, vi faccio un piccolo spoilerone. Cioè, un piccolo spoiler, via. Ok? Olle! Regali a Type F, wow, regali a volante, guardate che figata. This is awesome. Comunque, Taking the appunto, high sarà road. un Where we're video un going, po' così, we molto a don't need braccio, roads. in cui darò le mie opinioni su questo gioco. Non sarà, lo ripeto, una recensione, dal momento che non ho assolutamente le competenze professionali per fare una recensione, per cui saranno solo le mie opinioni. Final Fantasy XV si merita di essere discusso, di essere approfondito, si merita che se ne parli, insomma. E dopo una serie così intensa come quella che abbiamo vissuto insieme sul canale, glielo doveva questo Final Fantasy XV. Però prima di iniziare, appunto, vi devo davvero ringraziare col cuore per aver vissuto questa esperienza insieme a me, per aver vissuto questa serie insieme a me. Davvero, ragazzi, boh, è stato fantastico. Non sono buonismi o retoriche varie, veramente vi ringrazio con tutto il cuore per avermi seguito. E volevo parlare con voi un po' del finale, dato che non ne ho potuto discutere in live, per così dire, perché secondo me non c'era bisogno di parole sopra quel video. A parte che non me ne ha lasciate di parole, cioè sono proprio rimasto a bocca aperta perché è stato un finale davvero strepitoso, secondo me. E poi qualsiasi cosa avessi detto sopra quel finale sarebbe stata assolutamente inappropriata e fuori luogo, quindi ho lasciato che ve lo godeste così puro per quello che era. Comunque, parliamone appunto del finale, così poi mi posso ricollegare al discorso trama, che sarà uno dei punti in cui batterò più duro su questo gioco. Allora, il finale mi è piaciuto veramente un sacco. Era un finale davvero degno di qualsiasi gran Final Fantasy. C'era tutto, c'era il dramma, c'era il sacrificio, c'era l'amicizia, c'era la redenzione. È stato davvero, davvero epico. Davvero, davvero epico. Creme davvero, ragazzi. Ah, chiaramente, penso che sia abbastanza scontato da dire, questo video è pieno di spoiler, chiaramente, perché è un video in cui parlo del gioco e faccio anche grossi spoiler sulla trama. Quindi, se non avete ancora visto il finale, se non avete ancora finito di vedere la serie, stoppate qua e andatevi a recuperare i video. Allora, per tutti gli altri invece parliamo appunto di questo finale che, ragazzi, la scena che proprio mi ha più distrutto è stato quando Noctis prendeva i colpi degli altri, dei 10 re di Lugis col padre, col re Regis, girato di schiena. Mamma mia, che non riusciva a vedere i suoi antenati che infierivano sul figlio seduto sul trono. È stato wow, veramente lì. Meno male che non ho parlato, perché probabilmente non sarei riuscito a proferire parola. Proprio, diciamo, ero paralizzato, davvero. Mi sentivo preso a pugni. È stato, boh, spettacolare, assolutamente spettacolare. Poi quando gli dà lui l'ultimo colpo in armatura, wow. E anche il discorso all'accampamento la notte prima dello scontro finale di Noctis ai suoi compagni, in cui dice: ragazzi, io so che dovrò morire e ho paura. Wow, veramente risvolti biblici. Mi ha ricordato Gesù Cristo nel Getsemani che prega dicendo: padre, non farlo, non voglio morire domani. Davvero, io ci ho visto questa interpretazione un po' biblica. Ditemi voi come l'avete interpretato e come avete interpretato la seconda scena finale, ovvero quella di Noctis con Luna Freya finalmente ricongiunti in questa situazione un po' onirica, probabilmente un sogno, l'aldilà, mi lascia un po' un happy ending, un lieto fine, però c'è poco da scherzare, ragazzi. Il protagonista è morto, si è sacrificato per dare al mondo la luce, per riportare nel mondo la luce e la pace. Sconfiggere un nemico immortale che poi così cattivo non si è rivelato. Da questo punto di vista, davvero, momenti commoventi ci sono stati e il finale, secondo me, è quello più esemplificativo. D'altro canto, però, e qui mi collego
alla prima delle grandi diciamo opinioni barra critiche che mi sento di muovere a questo gioco, la trama a parer mio è stata decisamente altalenante, nel senso ci sono stati momenti appunto epici, estremamente commoventi. Allo stesso tempo però ci sono stati dei grossi buchi, delle grosse lacune narrative che mi hanno lasciato un po' l'amaro in bocca. Ecco, chiaramente buchi non ci sono, la trama è coerente, siete voi che non ve la siete andati a indagare, ragazzi, non è vero, cioè, c'è poco da indagare, ci sono dei buchi grossi, soprattutto per quel che riguarda la caratterizzazione di alcuni personaggi, e secondo me anche questo è un aspetto che andava approfondito di più, a partire dai comprimari, perché in realtà devo dire che i quattro protagonisti sono caratterizzati piuttosto bene, anzi anche meglio di come mi aspettassi, però i comprimari, a partire da Kor l'immortale, ma anche dalla stessa Luna Freya, tutto sommato anche Luna Freya, per chi ha visto il film magari c'ha un certo spessore, vederla nel gioco comunque trattata alla stregua di una comparsa che sbuca in qualche filmato e poi muore così, per quanto abbia apprezzato un sacco la scelta di farla morire, ecco, speravo che fosse connotata un po' meglio, approfondita un po' di più, perché è chiaramente uno dei personaggi più importanti del gioco. Anche lì non si capisce se ci sia dell'amore tra lei e Noctis, se il matrimonio fosse solo di convivenza e fosse quindi solo, diciamo, un accordo fatto tra due amici d'infanzia che sicuramente si volevano molto bene. Non si capisce granché, non si capisce granché. La scena finale sembra far presagire che ci fosse stato del tenero tra di loro, però insomma non ho trovato delle mancanze, delle grosse mancanze, che infatti a riprova del fatto che non è che ce le ho viste io, ma che ci sono, Square Enix ha detto che ha intenzione di colmare queste mancanze qua con DLC che introdurranno filmati interattivi che renderanno più fluido il maledetto capitolo 13. Quindi boh, non lo so, secondo me si poteva fare molto meglio da questo punto di vista. Io spero veramente di riprendere Final Fantasy XV tra un anno, riprenderlo in mano, rigiocarlo e vedere che queste lacune sono state sopperite, trovarmi un gioco diverso di fronte. Ci credo poco, in realtà ci credo poco, ragazzi, perché purtroppo Square Enix non è CD Projekt, il franchise, la major, ora non mi viene la parola, di The Witcher 3, che sta molto dietro il suo prodotto. Sono un po' dei mezzi cazzoni in queste cose qua, quindi non ci spero troppo nei DLC, però vedremo quello che faranno, vedremo se effettivamente riusciranno a tappullare qualche buco che, ripeto, c'è e secondo me ha inficiato molto l'aspetto narrativo di questo titolo. Storici, non parlo nemmeno del 13, non lo voglio nemmeno nominare. Non sarà una storia poi così memorabile, almeno per me non l'è stata, però bisogna anche prendere il gioco per quello che è, senza confrontarlo troppo con i predecessori. Io prima di iniziare questo video opinione mi sono posto questa domanda: ma io voglio recensire Final Fantasy XV come un Final Fantasy o recensirlo come titolo a sé? Perché ragazzi, in questi casi la risposta, la mia opinione potrebbe essere differente, nel senso, io reputo Final Fantasy XV un gran gioco, davvero un gran gioco, ma un discreto Final Fantasy, ecco. Se dovessi giudicare il gioco come gioco in sé, gli darei un bel 8,5. Se dovessi giudicarlo come Final Fantasy, gli darei un 6/7, capite? Perché comunque, come avevo detto già nel primo video, magari chi l'ha visto se lo ricorda, una delle componenti che per me fanno Final Fantasy, hanno sempre fatto Final Fantasy, essendo giochi fondamentalmente story driven in cui la storia muoveva le azioni dei personaggi, era appunto la trama. Quindi il fatto che ci siano queste carenze, il fatto che certe cose ti vengano buttate un po' lì a casaccio, pesa il mio giudizio su questo Final Fantasy, se lo considero appunto come Final Fantasy. Non so se mi sono fatto capire, però insomma, un ottimo gioco, un buon Final Fantasy, questo sarebbe il mio giudizio per quanto riguarda la parte relativa alla trama e alla caratterizzazione dei personaggi. Un altro aspetto che non mi è piaciuto, così partiamo prima dalle cose brutte, poi possiamo passare alle cose belle, che a parer mio sono sotto gli occhi di tutti, ma comunque voglio dare una nota anche positiva a questo titolo, è la mancanza di ritmo.
ovvero si passa da un open world in cui la trama è molto diluita, molto larga, la si può prendere velocemente, ma in generale comunque ci sono grossi spostamenti, procede abbastanza rilento e fatica a decollare. Poi si passa a un punto in cui decolla e però allo stesso tempo si incanala attraverso una struttura a corridoi. Si passa da un capitolo 11 estremamente frenetico a un capitolo 13 estremamente lento, tedioso e ripetitivo. Quindi, insomma, ci sono un po' delle assenze di ritmo che... cioè, non delle assenze di ritmo, c'è un ritmo un po' particolare in questo gioco, non è sicuramente lineare in questo, e potrebbe essere un pregio come un difetto. Per come è stato gestito io lo vedo più come un difetto in questo caso, anche il fatto che comunque abbiano provato a miscelare un po' varie personalità all'interno di questo Final Fantasy, inserendo gli approcci, però allo stesso tempo che dicessi ok, sì, ci sono varie personalità, ci sono vari miscugli di altri giochi, però nessuna riesce a emergere, sembra un po' un pasticcio certe volte, no? Sia dal punto di vista narrativo, sia dal punto di vista appunto del ritmo. Avevo letto una recensione un po' di tempo fa, mi sembra che fosse su Everyday, ora non mi ricordo, non vorrei dire una cazzata, comunque su un altro sito specializzato, insomma, che definiva questo Final Fantasy Final Frankenstein. Ecco, mi è rimasta impressa questa definizione e in effetti mi trovo anche piuttosto d'accordo, vi dico la verità. Sinceramente ho capito una volta finito questo gioco cosa intendessero. C'è un po' questo miscuglio di personalità diverse, un po' come i vari pezzi dei corpi che hanno composto la creatura del Dottor Frankenstein, che li prendeva da corpi diversi e che danno vita sì a qualcosa di buono e efficiente, ma allo stesso tempo anche un po' mostruoso. Non so se ho fatto comprendere la metafora, comunque insomma questo intendo. Per il resto comunque passiamo ai lati positivi, che ci sono assolutamente, a partire da un comparto tecnico secondo me molto solido anche graficamente, ragazzi, le immagini parlano da sole, ecco, magari qua sulla regalia si possono notare un po' di bughetti, di glitch, però fondamentalmente è un gioco veramente... Allora? Volevo cambiare... ok, vabbè, non riesco a cambiare canzone, ok. È un gioco che comunque è estremamente tecnico, i modelli è estremamente bello dal punto di vista tecnico, i modelli dei quattro protagonisti sono spettacolari, davvero, le animazioni sono spettacolari anch'esse, assolutamente. Le ambientazioni sono belle, varie anche tutto sommato. A qualcuno ho visto che non è piaciuta molto questa ambientazione a metà tra il fantasy e il realistico. Ma questa secondo me è una questione di gusto, quindi ci sta che possa non piacere, però non tutto si può dire tranne che questo mondo sia realizzato male, almeno sempre a parer mio, eh. E l'altra cosa di cui sicuramente devo fare tanto di cappello a questo Final Fantasy XV è il combat system, che era la cosa di cui avevo più paura e che invece mi è piaciuta di più. Cioè, questo Final Fantasy mi ha un po' sconvolto perché le cose che credevo sicure, diciamo, i punti fermi che credevo sarebbero stati sicuri, ovvero la trama, mi hanno un po' deluso, mentre quelli che mi aspettavo mi deludessero, come il combat system, invece mi hanno galvanizzato, mi sono piaciuti un sacco. Il combat system, alla fine è vero che si tratta un po' di premere sempre lo stesso tasto, ma attenzione, è molto difficile da padroneggiare. Quindi magari per i neofiti è interessante perché si trovano bene sin dall'inizio, non è particolarmente tecnico. Però anche per i veterani che sono in cerca di una sfida, secondo me c'è tanta ciccia, c'è tanto divertimento, no? Quindi è in grado di accontentare sia chi si approccia a giochi di questo tipo per la prima volta, sia chi invece è molto esperto. Anche il sistema delle magie, tutto sommato, io non l'ho trovato poi così criticabile. Mi è piaciuto, non le ho utilizzate molto durante la mia run, ma le sto utilizzando ora nell'endgame. E tutto sommato è divertente vedere le combinazioni che si possono fare con i vari elementi mischiati agli oggetti. Sono anche molto forti, quindi danno anche abbastanza soddisfazione una volta usate. Quindi no, mi è piaciuto assolutamente questo aspetto qua di Final Fantasy XV. Un po' meno mi sono piaciute le missioni secondarie, perché
perché molte, infatti all'inizio nei primi video ne facevo qualcuna, poi ho interrotto quasi subito, perché in realtà molte sono vai dal punto A al punto B, poi ritorna al punto A, cioè recupera l'oggetto che ti dice il tipo di andare a recuperare e poi torna da chi te l'aveva commissionato di recuperarlo, insomma. Quindi sono un po' monotone. Però, attenzione, le cacce invece, d'altro canto, sono molto divertenti. Si possono incontrare dei mostri unici, sono appaganti, si fanno tanti soldi, danno soddisfazione e le ho trovate molto intriganti. Peccato, difettuccio anche qua, che non se ne possa fare più di una alla volta. Sarebbe bello collezionare le varie taglie e poi andare a riscuotere tutto insieme e farmare un sacco di denaro ed esperienza, però pazienza, dai, tutto sommato è un difetto assolutamente a cui si possa soprassedere o che potrà essere limato con successive patch. Vedremo quello che ha intenzione di fare Square Enix col titolo. Io spero che ci lavorino ancora tanto, perché secondo me con le giuste accortezze potrebbe diventare veramente un ottimo gioco. Cioè, un ottimo gioco lo ha, ma anche un ottimo Final Fantasy, se solo, però davvero, se solo riuscissero a tappullare i buchi di trama. La colonna sonora, fantastica, assolutamente fantastica, brani memorabili come Main Theme, perdonatemi l'inglese, non so assolutamente come si dica, comunque. Bellissime musiche, ma questo è da sempre tradizione dei Final Fantasy. Quindi insomma, un titolo con luce ed ombre, no? Un po' come quello che vuole cercare di spiegare con la sua trama, no? Luce contro oscurità, convivono entrambe all'interno di questo gioco, a parer mio. Di sicuro non è un titolo perfetto, però la cosa che ci tengo a dire è che secondo me è il primo Final Fantasy da un po' di tempo che valga la pena acquistare, di cui valga la pena discutere, a parer mio. Cioè, non ne parlerei così tanto se non fosse effettivamente un buon gioco, e secondo me può anche essere una buona occasione per chi non ha mai giocato un Final Fantasy di approcciarsi alla saga, di recuperarsi i capitoli indietro e magari di giocare anche a quelli futuri, perché comunque riesce a darti quel fascino, quell'appeal per via delle ambientazioni, per via della caratterizzazione dei personaggi che i vecchi Final Fantasy avevano. Quindi da questo punto di vista secondo me ci sono le fondamenta per riprendere e ridare vita a questo meraviglioso brand di giochi, per cui io sono molto positivo da questo punto di vista. Ecco, non sono solito dare voti perché trovo un po' mortificante la cosa di racchiudere in un voto tutta l'esperienza che abbiamo vissuto insieme, però se proprio devo, ecco, gli darei un bell'otto. Gli darei assolutamente un bell'otto, perché tutto sommato la parte giocosa, il divertimento e tutte le ore che ci ho perso sopra sono a riprova che comunque questo titolo è assolutamente valido, assolutamente valido. Da fan di Final Fantasy lascia un po' l'amaro in bocca, questo sì, ma come gioco, ragazzi, secondo me è stato davvero davvero bello da giocare, davvero bello da vivere con voi. Io vi ringrazio ancora una volta, restate sintonizzati comunque sempre sul canale, perché ho intenzione di fare una nuova serie. Pensavo The Last Guardian, che è un gioco che ho già iniziato, mi sta coinvolgendo veramente tantissimo. Mi sono interrotto a giocare, però, perché appunto stavo pensando di farci una serie sopra. Però fatemi sapere anche voi quali contenuti volete che vi porti sul canale, se volete che vi porti qualche dungeon, qualche cosa che si sblocca nell'endgame di Final Fantasy, se volete lo spolpiamo ancora un po', sicuramente quando usciranno i DLC li faremo insieme. E niente, io ragazzi davvero vi ringrazio ancora una volta, fatemi sapere voi cosa ne pensate del gioco, se siete d'accordo con me, soprattutto se non siete d'accordo con me, e there she is.